Adesso è l'ora della nostra
mattino tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in cattività, lo condussero via e lo consegnarono al governatore di Pilato. Il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici», chiese loro Pilato. «Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Rimise libertà del loro padre e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. È bello ritrovarci attorno all'altare del Signore, è
bello ritrovarci ai piedi di Maria per affidare a lei e al Signore la nostra vita, il nostro cammino personale e comunitario, per consegnare a lei la vita di questi nostri fratelli che inizieranno un'adesione più profonda al carisma salesiano, l'avventura dell'essere salesiani cooperatori. Al Signore e a Maria affidiamo il nostro grazie anche per la presenza salesiana in questo territorio, in questa parrocchia. Affidiamo il nostro grazie per quello che è il monumento vivente che Don Bosco insieme a Mario Mazzarello ha costruito, che sono appunto le figlie di Maria Ausiliatrice. Ecco, tutto questo vogliamo portare sull'altare del Signore ai piedi di Maria, assieme alla nostra fragilità, al nostro peccato, di cui sinceramente desideriamo chiedere perdono al Signore. Confesso a Dio di che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e pensioni, per mia colpa, e subito la grazia delle Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, pregare a me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Thank you.
con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Di Salesiani Cooperatori stasera sta vivendo un momento di grazia. Questo momento di grazia è iniziato già ieri sera con una solenne veglia di preparazione ad oggi. Quella veglia abbiamo pregato Maria Auxilatrice, l'abbiamo ringraziata dei 110 anni della presenza salesiana sul nostro territorio. Grazie alle suore che hanno battuto e hanno seminato su questa terra il seme salesiano dal 1914. Questo seme salesiano vive adesso ancora fervente grazie alla nostra associazione. Abbiamo pregato per questi nuovi 5 aspiranti. Io adesso li presenterò. Vogliono esprimere il loro desiderio di diventare salesiani cooperatori. Marcella Iannacquero, Angela Mallardo, Erminia Martino, Maria Carmela Duocco, Giovanni Coppeto. Caro padre, questi fratelli hanno percorso un termine anche tu molto lungo, con grande pazienza e volontà, un percorso di formazione da me guidato, perché in quel periodo io ero il formatore, quindi posso parlare in prima persona della loro adesione a questa preparazione. Ci ha guidato il progetto di vita apostolica insieme alla parola di Dio, insieme ai documenti della Chiesa e insieme ad alcuni aspetti della vita di San Giovanni Bosco. Questi fratelli hanno dimostrato una grande fede, una grande disponibilità. Hanno partecipato agli incontri che noi facevamo plenari, nei tempi forti, quando si riunivano a Natale, a Pasqua, i salesiani cooperatori. Hanno presenziato quando abbiamo presentato l'estrema, e non ultima, quella del 2023, grazie alla presenza di Padre Luigi. Hanno vissuto tutti gli incontri proposti dal centro provinciale, hanno vissuto i pellegrinaggi a Pompei. Sono uomini e donne salesiane, amano l'Eucaristia, amano Maria e amano la Chiesa. Ringrazio il Signore che ce l'ha donato nella nostra vita, nella nostra comunità e nella nostra associazione.
Amici carissimi, voi siete già di Cristo dal giorno del vostro battesimo e con la cresima siete stati abilitati ad essere suoi testimoni. Sappiamo che le vocazioni concrete sono diverse e che nell'amore si può procedere sempre più avanti. È quello che intendete fare oggi, chiedendo di entrare nell'Associazione dei Salesiani Cooperatori. Invito qui il coordinatore provinciale che accoglierà la vostra promessa a nome dell'Associazione. Lo Spirito di Dio ispira e chiama ciascuno come vuole, stimolando le doti e le capacità personali. Saremo lieti, Spirito di famiglia, di sapere come è maturato in voi questo desiderio di impegnarvi con Don Bosco fino a chiedere di entrare nell'Associazione dei Salesiani Cooperatori. Le nostre storie hanno avuto un approccio al carisma salesiano molto diverso. C'è chi ha frequentato la scuola salesiana sin dall'infanzia, vivendo l'oratorio e le case salesiane da allieva e da ex allieva. E chi ha conosciuto questa realtà da pochi anni, grazie alla convinta testimonianza. Le nostre storie hanno avuto un approccio al carisma salesiano molto diverso. C'è chi ha frequentato la scuola salesiana sin dall'infanzia, vivendo l'oratorio e le case salesiane da allieva e da ex allieva, e chi ha conosciuto questa realtà da pochi anni, grazie alla convinta testimonianza di vita di amici cooperatori del gruppo di Marano. Ma in questi anni di cammino preparatorio che abbiamo svolto insieme, accompagnati dalla saggia presenza del nostro formatore Gianni Occupato, abbiamo scoperto di essere accomunati dalla stessa volontà di confermare la nostra fede cristiana seguendo gli insegnamenti di Don Bosco, testimoniando la nostra devozione mariana attraverso l'offerta del nostro servizio alla comunità parrocchiale. Il nostro desiderio è quindi continuare a donarci a chi ha bisogno e soprattutto ai giovani che sono il cuore della nostra società, una società che spesso non li accoglie e non li sostiene come dovrebbe, creando crescenti bisogni educativi. Ringraziamo Dio per questo dono che oggi riceviamo. Vi ringraziamo di cuore e adesso vi invito ad emettere la vostra promessa. O Padre, ti adoro perché sei buono e ami tutti. Ti ringrazio per avermi creato e redento, per avermi chiamata a far parte della tua Chiesa e fatto conoscere in essa la famiglia apostolica di Don Bosco, che vive per te al servizio dei giovani e dei ceti popolari. Attratto dal tuo amore misericordioso, voglio riamarti facendo del bene. Per questo io, Marcella Iannacchero, io, Angela Mallardo, io, Erminia Martino, io, Maria Carmela Rocco, io, Giovanni Coppino, prometto di impegnarmi a vivere il progetto di vita apostolica dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori, e cioè essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa Cattolica, lavorare nel tuo regno, specialmente per la promozione della salvezza dei giovani, approfondire e testimoniare lo spirito salesiano,
collaborare in comunione di famiglia alle iniziative apostoliche della Chiesa locale. Donami, mio Padre, la forza del tuo Spirito, perché io sappia essere testimone fedele di questi impegni. Maria Filatrice, Madre della Chiesa, mi assista e mi guidi in questa scelta di vita. Amen. Ora, a nome della Chiesa del Rettore Maggiore successore di Don Bosco, vi accolgo con gioia nella famiglia salesiana come salesiane cooperatrici e salesiani cooperatori. E io accolgo con gioia le vostre promesse a nome dell'Associazione e vi consegno l'attestato di appartenenza e il progetto di vita apostolica dell'Associazione, che vi viene offerto come un libro di vita e che vi deve accompagnare sempre. Pane, frutto del lavoro. Mangiare pane non lievitato significa rompere con il passato, cominciare una vita nuova, perché il lievito rappresenta la schiavitù del peccato. Spezzare il pane vuol dire diventare comunità riunita intorno a Cristo, che si offre ogni volta per la nostra salvezza. Thank you.
presentiamo il vino. Il vino sta ad indicare quella che è la missione di Cristo, quella di dare un nuovo senso, un compimento alla legge di Israele. La legge da sola non basta a salvare l'uomo, c'è bisogno di qualcosa di più, e questo di più è il vino nuovo, è Cristo stesso. Presentiamo i fiori decisi come offerta viva. Partecipano nel linguaggio gioioso della festa. Essi sono un omaggio alla gratuità e alla bellezza, alla festa e alla gioia, un invito alla preghiera e alla contemplazione del creato, che ci porta ad esprimere la nostra gratitudine al Creatore. Thank you.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente, lo Spirito, i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta della gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Sentendoci parte della grande famiglia di Dio, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. C'è qualche fratello celiaco, al termine della distribuzione si avvicina direttamente all'altare. Padre, che ci hai accolti alla mensa dei santi misteri, fa che sostenuti dall'aiuto di Maria, nostra madre, ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso, per rivestirci di Cristo, uomo nuovo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sediamo. Coordinatore mondiale dei Salesiani Cooperatori, Antonio Boccia, vuole dire qualcosa alla comunità. Provo a fare un esercizio di date, quindi un piccolo impegno. Stiamo, come diceva anche l'ispettore, ricordiamo i 200 anni dalla nascita, dal sogno di Don Bosco. E io dico che in quel sogno siamo stati concepiti. 1841 Don Bosco apre il suo primo oratorio, quindi il sogno comincia a diventare qualcosa di concreto. Lo Spirito Santo, con l'aiuto di Maria, plasma nel cuore di Don Bosco l'idea dell'aiuto ai giovani. Ma Don Bosco, prima di fondare i Salesiani nel 1859 e figlio di Maria Auxiliatrice nel 1872, i Salesiani Cooperatori nel 1876, impiega 18 anni a lavorare sugli oratori, chiede aiuto a tutti, laici, sacerdoti diocesani, mamme, e quando nasce la congregazione salesiana, poi le figlie di Maria Auxiliatrice e poi i cooperatori, questa famiglia salesiana germoglia, si vedono i frutti con questi tre rami. 1872, dopo 42 anni, quel seme viene piantato qui a Marano e a 110 anni di distanza sta dando ancora frutti. Ci sono i salesiani, ci sono le figlie di Maria Auxiliatrice e i salesiani cooperatori qui presenti a testimoniare che questi frutti continuano ad essere presenti. Due cose ai noi salesiani e salesiani cooperatrici. In questa chiesa, al di là dell'incenso, al di là delle cose, della promessa, siete stati contagiati da un profumo, che è quello del carisma salesiano. Avete fatto la promessa di impegnarvi come salesiani, cooperatori, ma avete ricevuto anche un impegno, che è quello di custodire il carisma salesiano, perché possa continuare, vi auguro, per altri 110 anni. Quindi
voi insieme agli altri salesiani cooperatori, quando vi relazionate con gli altri devono sentire questo profumo del carisma salesiano. Altro piccolo impegno: fate queste cose senza aspettarvi nessuna ricompensa. Questo vi consentirà di essere liberi. Solo se siete liberi potete profumare del carisma salesiano. Auguri a tutti. Grazie. Prima di ricevere la benedizione, è doveroso da parte nostra un ringraziamento a Maria Auxiliatrice, perché 110 anni, abbiamo fatto un piccolo slogan per presentare questa giornata, 110 anni, 110 e lode a Dio, no? Per indicare che c'è una lode da fare al Signore, perché ha pensato anche la nostra Marano, che vive sempre in mezzo a difficoltà enormi, di mandare qui il carisma salesiano. E questa sera siamo particolarmente felici, non solo perché ovviamente ci sono 5 nuovi salesiani cooperatori, segno quindi di continuità per la nostra famiglia salesiana che qui a Marano, ma siamo felici perché, io non so se lo possiamo dire in giro, perché forse stasera potrebbero andare in gelosia tutte le altre case salesiane, perché stasera qua c'è l'ispettore che ci ha donato l'Eucaristia, l'ispettrice delle figlie di Maria Auxiliatrice, che arriva a tutti. Ci ringraziamo di vero cuore perché grazie alle figlie di Maria Auxiliatrice, quindi grazie a Maria Auxiliatrice, che è arrivato il carisma di Don Bosco. E quindi stasera venite qua a raccogliere quella lode a Dio che abbiamo fatto salire con questa celebrazione e la certezza che non è ancora finita. Continuiamo. E ringrazio il coordinatore mondiale Antonio Boccia per la sua presenza, ma anche per la sua vicinanza che esprime sempre, tutte le volte che in qualche modo Marano si fa sentire. Anche Vittorio, il coordinatore provinciale, che ringraziamo per la sua presenza, e anche perché abbiamo dato altri 5 nuovi membri, quindi speriamo che questa famiglia possa sempre incrementarsi. Ringraziamo Suor Gazziella, che è stata figlia di Maria Auxiliatrice qui, oggi delegata ispettoriale per i salesiani cooperatori. E poi ringraziamo tutte le figlie di Maria Auxiliatrice presenti, e a nome di tutte quante cito Suor Elisa Turco, che è stata anche direttrice qui in questa nostra città. E prima, parlando proprio con Suor Elisa, ci dicevamo una cosa molto molto bella, forse che è giusto sapere e ricordare. Marano, con la casa qui, ha dato nel territorio 70 figli di Maria Auxiliatrice di questi 110 anni. È una cosa esagerata, se ci pensiamo, no? Paragonata soprattutto alla crisi di vocazione che tante volte di cui si parla un po' in tutto il mondo. Cioè 70 figli di Maria Auxiliatrice sono nate grazie alla presenza della nostra casa qui, e nel 2010, come sapete, poi ha chiuso i battenti, però lasciando i semi in giro, per cui siamo ancora qui. E noi è veramente un segno grande di gratitudine al Signore, perché una cosa che fa innamorare del carisma salesiano, ne possono essere tanti, io ne voglio citare soltanto una, soprattutto magari a chi stasera sta qui e forse non conosce molto questo carisma, è la santità. Don Bosco, tutto quello che ha fatto, Madre Maria Mazzarello, la fondatrice delle figlie di Maria Auxiliatrice, e chiunque entra nell'orbita della famiglia salesiana si innamora dell'essere santi, che è lo scopo per cui il Signore ha pensato ognuno di noi. E i santi ci sono davvero nella famiglia salesiana, tantissimi sono santi canonizzati. L'ultimo verrà fatto prossimamente, il Beato Giuseppe Alamano, di cui è stato riconosciuto il miracolo che porterà santo, era dello stesso paese di Don Bosco, nipote di Cafasso, un altro santo della famiglia salesiana. Ma poi c'è una tanta santità della porta accanto, della famiglia di Don Bosco, così come dice Papa Francesco nella Gaudete Exsultate, dove ha ricordato a tutta la Chiesa che dobbiamo diventare santi. I santi che non stanno nel calendario, ma che nel cuore di Dio agiscono se tutto la santità. Ed è questo che ci ha fatto innamorare di Don Bosco, questo che ci ha fatto innamorare di Padre Mazzarello, questo che ci ha convinti ancora di più che l'essere cristiani è l'avventura più straordinaria che possa esserci. Perché
con la lettura della Chiesa, il Signore ha fatto in modo che la santità che era nel cielo vivesse per sempre sulla terra. E di questo non possiamo mai essere tanto grati al Signore. Questa sera sono presenti qua, anche se come sempre un po' nascosti tra pilastri e tante altre cose, tanti ragazzi. Alla festa di Don Bosco sono stati benedetti perché oltre ai 200 anni del sogno e ai 110 della presenza salesiana, quest'anno volevamo realizzare un piccolo sogno che era portare i nostri giovani e i nostri giovanissimi, così come li chiamiamo, a Torino a vivere un'esperienza di vicinanza a Don Bosco al 100%. E stasera sono tutti qua per ringraziare perché questo piccolo sogno si è realizzato nemmeno un mese fa, quindi siamo reduci da poco quella visita, che sono davvero luoghi dove si esprime la santità e l'amore per Cristo. Stasera la presenza dell'ispettore, dell'ispettrice, del coordinatore mondiale e di tutti quanti voi ci fa sentire un poco come Paolo quando nella lettera ai Galati diceva: andai da Pietro, da Giovanni, da Giacomo, le colonne di Gerusalemme per vedere se stavamo facendo bene nel nostro annuncio della fede. La vostra presenza qui ci garantisce che a Marano, e ringraziate Dio, in questa parrocchia si sta camminando secondo questo carisma, con l'augurio che un giorno la lode a Dio la porteremo tutti quanti in paradiso. Grazie per la vostra presenza e auguri a voi. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate Gesù risorto con la vostra vita, andate in pace. Dello spirito salesiano ci rivediamo dopo in oratorio per festeggiare insieme i 110 anni. Scende sulle ferite se le porta via.
voce di Mari, dolce melodia che ti porta nel cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Mari sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Mari, le mani di Mari, il suo sorriso dolce che ti fa cantare, sei la mamma mia. Splendida bellezza, immensità.